Ciao, dai e ti sarà dato. Anziché chiedi e ti sarà dato, è molto meglio dai e ti sarà dato. Cosa significa questo? Significa che per ottenere qualcosa dobbiamo aver seminato. Quindi, se io do amore, perlomeno semino i semi dell'amore. Quindi, a livello karmico, mi creo il campo di meriti, mi creo le possibilità per poter vivere l'amore, il che non è sufficiente per viverlo. Ho messo i semi, è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché poi per viverlo servono anche le condizioni, quindi devo anche agire, questi semi devo anche seminarli in un terreno che sia stato concimato, innaffiato, eccetera. Prima devo arare il terreno, poi devo concimarlo, innaffiarlo e poi semino. Allora ho creato le condizioni affinché i semi possano nascere, ma certo è che io se aro il terreno e faccio tutto il lavoro ma non ho i semi, c'è poco da fare, non nascerà nulla. Quindi dare ti sarà dato se io do amore, metto i semi dell'amore a livello karmico, quindi perché noi non possiamo sperimentare nulla di cui non abbiamo creato le condizioni. E una volta fatto questo, dovrò poi, non possiamo sperimentare nulla di cui non abbiamo messo i semi e creato le condizioni. Una volta che ho messo i semi, devo poi creare le condizioni, quindi dovrò agire nel modo giusto per far maturare questi semi. Però la cosa fondamentale è che se vogliamo ottenere una certa cosa, dobbiamo essere in grado di dare quella cosa, quella situazione, perché poi quello che si ottiene alla fine è uno stato d'animo, di felicità o di infelicità. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!